no, che Siemens. 1 aprile 2007 nasce questa fusione, in Italia ci sono circa 3.000 persone. Alla fine di questo anno, a dicembre del 2009, ci saranno circa in Italia 1.500 persone. La multinazionale in Italia ha subito venduto, poco dopo l'inizio di questa fusione, le produzioni della multinazionale americana Giappone. Nello stesso tempo, nel gennaio del 2008, ha firmato un protocollo d'intesa al governo dove si impegnava comunque, a fronte di questa scelta strategica di vendere le produzioni, a sviluppare nuova tecnologia e ricerca. In realtà poi, subito dopo, con l'inizio poi del 2009, si è vista nuova strategia, con cambi anche di personale all'interno del board finlandese, hanno deciso di smantellare la ricerca, cioè hanno bloccato progetti, noi chiamiamo le release dei nostri progetti, e piano piano hanno fatto un calo di dipendenti. Vi dovrei dire dei numeri per far capire: 900 persone all'inizio del 2009, a giugno eravamo già 600, adesso siamo poco meno di 400, cioè l'operazione è continua. A settembre di questo anno hanno dichiarato la cassa integrazione su 350 persone, ma la problematica non è solamente un calo di numeri, che è chiaramente un'indicazione della strategia, ma come sta perdendo competenza, cioè si bloccano i progetti, si bloccano i prodotti e si perdono competenze. E Otelia, la società che si è formata, la società patronale di questa famiglia Landi, che si è formata in virtù di acquisizioni di aziende che erano praticamente in stato di difficoltà o fallimentare. Non abbiamo degli imprenditori qua, abbiamo degli speculatori, dei personaggi che fanno finanza, che in questo modo hanno condotto delle realtà che potevano essere positive, l'hanno condotte poi in una condizione fallimentare. E quindi nel breve lasso di tempo di 4 mesi ci ritroviamo a non avere gli stipendi pagati, a non avere una gestione aziendale, ad avere un aumento di quella che era già la difficoltà di utente, cioè di essere adempiente verso i fornitori, verso gli enti previdenziali, e quindi a fermare l'azienda. Dopo la fusione fatta anche da noi, intorno al 2006, la società non ha fatto altro che ridurre anche lei il corpo del personale. Siamo passati da essere sui 3.500 ad attuale 3.200. Quello che noi ci preoccupa come lavoratori è chiaro, è il fatto delle mancanze di politica. Siamo contenti che finalmente ci sia una pressione. Noi l'unica cosa che continuiamo a chiedere è che appunto questa pressione su tutti i campi e purtroppo anche sulle nostre aziende di telecomunicazioni che sono praticamente ormai messe all'angolo continui. Continui perché i posti di lavoro si stanno perdendo in continuazione. È una cosa tragica che questi posti di lavoro che si perdono non vengono reintegrati non solo dai giovani ingegneri che potrebbero portare nuova linfa, ma anche da chi esce, che ha le competenze, la qualità e non riesce più a reintrodursi nel mondo del lavoro. Se uno dovesse fare una fotografia, l'Italia si ha avuto momenti addirittura di grande sviluppo, è rimasta indietro, la sua arretratezza non è un quadro tutto a tinte fosche. Il dramma, a mio parere, comunque, a largo seguito, è quello che sta succedendo adesso, in questi ultimissimi anni, in questo momento, perché qui noi rischiamo di aggiungere a un ritardo, diciamo così, consolidato, ma che nel quale convivevano poi alti e bassi, chiari e scuri nel nostro paese, il fatto che mentre nel resto d'Europa dappertutto si stanno affrontando un paio di questioni che hanno a che fare con il nostro futuro, che sono, primo, l'accesso universale a internet, secondo, le reti del futuro, e le si stanno affrontando adesso. Quello che a me preoccupa è che ha un ritardo cronico dell'Italia, rischia di aggiungerci in questo momento, in questi anni, veramente un paese che resta drammaticamente indietro. E quindi adesso è giunto il momento di riempire alcune pagine bianche, non di fare alcune scelte. Ed è molto importante, io sono d'accordo con chi lo diceva prima, che almeno se ne comincia a discutere, la prima cosa su cui lavorare è far sì che questo progetto innanzitutto venga confermato in avvenuto. Può essere un'iniezione di fiducia al mercato.
Perché è importante? È importante, credo, primo, è stato detto tante volte, per affermare il principio che l'accesso alla rete deve essere considerato un accesso, un servizio di tipo universale. Secondo, è importantissimo per il motore che può venire allo sviluppo della banda larga da pubblica amministrazione. Ed è importantissimo, ne abbiamo parlato tutto il pomeriggio, adesso, cioè nel momento della difficoltà, della crisi economica. Quell'investimento, proprio quello lì, lo si fa negli anni di stimolo anticrisi. Perché? Perché per fare la progettazione del ponte sullo stretto, ammesso che sia una priorità fondamentale, ci vogliono alcuni anni. Per progettare dei cavidotti ci vogliono alcuni giorni. Quindi nel momento in cui c'è una crisi, se si possono immettere delle risorse che diventano immediatamente cantieri, lavoro, opere pubbliche, si privilegiano quelle risorse. Quindi la prima pagina bianca da riempire è la pagina bianca degli 800 milioni, diciamo così, perché da lì può venire un primo impulso. Poi naturalmente c'è l'altra stima che riguarda le reti del futuro, e non è meno importante che si sviluppi quella dinamica. Io penso che in un momento, diciamo così, di stallo, stiamo parlando delle reti del futuro, di quelle con oltre 20, oltre 50 mega, per quelle reti lì, io vedo un ruolo molto importante anche delle regioni, almeno di alcune regioni. Non c'è dubbio che noi, chi oggi vive in questi momenti di crisi, chi come il Partito Democratico si sforza di fare un progetto di battaglia politica, deve fare uno sforzo, se vuole permetterlo, al centro dell'iniziativa. Anche nei luoghi come Lombardia, dove andiamo verso la campagna elettorale per le regionali, secondo me quello di chiedere anche alla Regione Lombardia un progetto su questi temi, con degli investimenti ragionevoli che metta al centro che stia in parte una risposta, oltre a quella dei famosi 800 milioni, ai momenti di crisi che ci sono nelle industrie sul territorio, a mio parere è molto importante. Penso che se questa occasione, diciamo così, di una grossa difficoltà, è un momento in cui l'Italia fa un passo avanti nella consapevolezza del problema, io penso che ci possa essere una spinta che viene dalle difficoltà, dai momenti di crisi delle imprese, dalla consapevolezza crescente dell'opinione pubblica, che può trasformare una situazione veramente di rischio per il Paese di essere in ritardo in un'occasione di recupero e di rilancio su questi temi.